Si sa, la felicità inizia dalla testa. Che si tratti di riflessi sgargianti o naturali, il colore dei capelli può rivelarsi terapeutico. Ottenere nuovi riflessi caldi e avvolgenti come il cioccolato fondente o le nocciole tostate può mettere di buon umore, ma non sempre desideriamo un cambiamento permanente. Allora possiamo sfruttare le potenzialità delle erbe riflessanti delicate sul nostro fusto e dai riflessi temporanei. Ciao e benvenuta, sono Rosalia, da 10 anni al tuo fianco per far fiorire i tuoi capelli con il potere della natura. Perché dovresti scegliere le erbe riflessanti o tintorie? Perché sono un vero e proprio trattamento di bellezza per i tuoi capelli. Oltre a donare riflessi multidimensionali e a intensificare il tuo colore naturale, le erbe rinforzano la fibra capillare e la rendono più lucente e setosa. E la cosa più bella? Puoi personalizzare la tua miscela a seconda delle tue esigenze e del risultato che desideri ottenere. Tipo riflessi cioccolato o nocciola? Con le erbe riflessanti e tintorie le possibilità sono infinite. Se vuoi solo esaltare i tuoi riflessi naturali castani, puoi usare il malo di noce o l'acata con pose di 30-60 minuti. Se invece vuoi ottenere un tono castano più profondo e intenso, ma temporaneo, puoi sfruttare il trattamento naturale per capelli che combina le proprietà riflessanti delle erbe tintorie con quelle nutritive e idratanti di una maschera o balsamo per capelli. Trattamento tra l'altro conosciuto anche come Ennei Gloss o Sherazade. Se hai una base castana chiara, puoi ottenere delicati riflessi nocciola con una miscela di 50% katam e 50% cassia in posa per 60 minuti. Per un castano più intenso e profondo, invece, ti consiglio una combinazione di 50% indigo e 50% katam e il tuo balsamo capelli preferito per 60 minuti. Se invece vuoi solo scurire i tuoi capelli, l'indigo è l'ideale per ottenere un castano scuro e luminoso, quasi nero. Puoi utilizzarlo puro, ma occhio, per un effetto solo temporaneo, usalo sempre con il tuo balsamo capelli preferito. Puoi anche usare il balsamo Color Protect Beautylicious Delights per 90 minuti. Però occhio, tutti questi mix non vanno bene per coprire i capelli bianchi. Immagino ora ti stai chiedendo: ok, io come faccio a scegliere però la miscela giusta per me? Ricordati che ogni capello è unico e reagisce in modo diverso alle erbe tintorie, quindi ti consiglio di fare un test su una cioca prima di applicare la miscela su tutta la chioma. E ricorda, la pazienza è la chiave per ottenere risultati ottimali. Con le erbe tintorie puoi sperimentare infinite combinazioni e creare sfumature che danno tridimensionalità e profondità. Se non sai da dove iniziare, puoi sempre contattare per una consulenza personalizzata. Ti saluto, ti ringrazio per aver guardato questo video e ti aspetto al prossimo.